Vi presentiamo l'agriturismo Molino dei Frati a Trescore Balneario. La struttura è uno dei migliori esempi di come si possa ristrutturare recuperando e valorizzando un'antica cascina. È accogliente e impreziosita da mobili d'epoca. Si trova all'inizio della Valle Cavalina, a pochi chilometri dal lago di Endini e a soli 15 chilometri da Sarnico, sul lago di Seo. Anche l'agriturismo Molino dei Frati fa parte dell'associazione Bed and Breakfast Val Cavallina. Molino dei Frati opera sul mercato da oltre 20 anni, da quando i fratelli Paolo e Davide Vecchi, insieme a Carlo Donini, decisero di dar vita ad un'azienda florovivaistica che negli anni si è distinta tra le migliori sul mercato per la qualità del servizio dei prodotti offerti. Nel 2009 poi è stato inaugurato quello che oggi è divenuto un apprezzato agriturismo, luogo ideale dove deliziarsi di ottimi piatti, i migliori della cucina tipica e tradizionale. L'agriturismo è stato recentemente ristrutturato, recuperando e valorizzando al meglio le preesistenti strutture di un'antica cascina, come dicevamo. Travia vista, soffitto a volta, pareti in pietra, ampi spazi esterni curati nei minimi dettagli, impreziosito da mobili d'epoca, lasciando poi spazio anche all'arte. Ecco gli elementi che più caratterizzano la struttura. L'agriturismo Molino dei Frati dispone anche di 5 camere accuratamente arredate, singole e matrimoniali. È un ambiente quieto, il luogo ideale dove trascorrere un piacevole weekend o per sostare quando si è lontani da casa per lavoro. Le camere godono di una splendida vista sul paesaggio circostante e la colazione viene servita in un locale comodo e accogliente dove potrete assaggiare dolci e torte di propria produzione. Agli occhi esplode una tavolozza di colori e sensazioni. Bellissimi i prati che circondano l'agriturismo e il ristorante. Una parte di questi attrezzata con giochi per i bambini. C'è anche una leggera musica di sottofondo, un po' come questa, elegante e sicuramente piacevole. L'agriturismo Molino dei Frati, dicevamo, la leggera musica di sottofondo, il personale, tutto contribuisce a fare di questo agriturismo il luogo ideale per trascorrere una piacevole giornata con amici e familiari in un ambiente delizioso, caldo, il luogo ideale per assaporare dell'ottimo cibo e degustare i vini profumati. Vigneti che crescono proprio nelle colline accanto all'agriturismo, nel cuore della Val Calepio, con produzioni di Merlot, Cabernet e Chardonnay, ma soprattutto lo straordinario Franconia, vinificato in rosa il vino di una notte, per un rosato davvero unico. Se ve lo dico io, potete esserne certi. D'estate poi, quando il tempo lo permette, è possibile mangiare all'aperto, protetti dal porticato, e sulla griglia solitamente si preparano grandi costate, cotechini, bistecche, spiedini e porchette.
Nella preparazione dei menù, Davide e Paolo utilizzano di norma ingredienti delle loro produzioni e provenienti da coltivazioni biologiche. Perché, dice Paolo, pensiamo che i nostri piatti devono essere buoni, belli da vedere, ma soprattutto sani. E siccome anche l'occhio vuole poi la sua parte, curiamo attentamente sia la mise en place che la presentazione delle portate. Ancora un consiglio: se decidete di trascorrere qualche ora all'agriturismo Molino dei Frati, beh, prenotate via mail oppure telefonicamente. Troverete tutti i dettagli al sito molinodeifrati.it. Paolo, Davide e Carlo vi aspettano, perché le vacanze più belle le fate in Valcavallina.